dire cosa si fa troppo in là nel tempo è veramente un azzardo, però io posso dirvi che sicuramente fra 5 anni io mi gusterò le Olimpiadi e le Paraolimpiadi di Milano Cortina, quindi vorrei insieme a voi iniziare proprio ad immaginarcele come con le evoluzioni della campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Valentina Marchei. E diamo un grande benvenuto a questa grande protagonista del pattinaggio sul ghiaccio, perché Valentina, 5 volte campionessa italiana, è qui! Grazie! Ed è insieme tra l'altro un altro grande campione di ben 3 discipline molto importanti, che sono il taglio, il colore e l'acconciatura. Ti piace come ti ho presentato? Guarda, sei stata fantastica. Intanto guarda, sono contentissimo di essere qui con voi di nuovo dopo un anno, è un'emozione, si vede anche dietro questa visiera da saldatore, direi, ed è fantastico. Infatti quindi... ci sei mancato, Paolo. Davvero? Il vostro trio di giudici anche ci è mancato, Stefano, Paolo, insomma, devo dire che spero presto di poter tutti quanti tornare alla normalità. Certo. Tra l'altro ricordiamo che Valentina Marchei avrà un ruolo importantissimo alle Olimpiadi, insomma 2026 Milano Cortina. Perché? Che cosa? Spiegacelo tu, che cosa farai in quella occasione? Sono responsabile del programma Ambassador, quindi responsabile di tutti quelli che saranno i volti che rappresenteranno le Olimpiadi, che manderanno un messaggio positivo non solo, ma che faranno conoscere anche la realtà olimpica. Capito, questo è un ruolo molto importante. Mamma mia, pensa, brava. Che è talmente atteso che lo seguiranno solo 3 miliardi di persone. Ti ho detto tutto. Vale, solo 3 miliardi di persone. Quindi solo, occhio all'acconciatura che farai su Valentino. Infatti, ho paura. Valentina che ha sempre avuto i capelli tutti tirati, sempre fissati, massimo uno scignone, mi diceva addirittura che gli tirava la pelle da quanto erano rigidi i capelli. Vediamo abbiamo qualche acconciatura solita di Valentina e poi la commentiamo insieme. Eccola qua. Ecco uno scignone. Vabbè, quella è un'acconciatura per pattinare come ballerina, insomma. Beh, anche perché quando pattini con un partner, insomma, la coda può essere rischiosa perché tira sberle e mica da ridere. Potrebbe diventare, insomma, un po' una... Parrucchieri no, non no. Tirano sberle. Allora, vediamo invece Valentina e poi dici se ti piacciono, delle acconciature che saranno di ispirazione per il nostro Paolo Venuta. Guardiamo. Ecco, questa è la Fashion Week che è stata protagonista a febbraio appunto qui a Milano. Vediamo queste acconciature che non sono delle vere e proprie acconciature, sono delle pettinature destrutturate, ma allo stesso tempo ti posso dire che ho partecipato, perfettissime, dovevano essere fatte, diciamo, destrutturate, sembrava che dovessero essere fatte in casa, ma in realtà... Quelle fatte un po' così, che in realtà esatto, sono erano talmente perfette che non si poteva sbagliare. Io direi che però ho visto tra l'altro che nella Fashion Week ci sono molto le trecce, quindi io non ho sbagliato oggi, vedi? Guarda, mi hai tolto proprio la parola di bocca. Oggi sei, diciamo, all'avanguardia. Esotica. Tra l'altro anche a Valentina piacciono le trecce, mi ha confidato prima, è vero Valentina? Sì, sì. Ti piacciono? Esatto. Da morire. Allora, ragazzi, facciamo così, diamo il via alla musica e cominciamo questa acconciatura, perché sono curiosa di scoprire cosa farai su Valentina. Ecco, non farò una cosa rigida, stretta, perché voglio che lei per quei 3 miliardi cosa... di persone che la seguiranno. Vai. Più morbida, dai, va. Ecco, giustamente non poteva che essere questa la musica di sottofondo Valentina. Tra l'altro io vorrei parlare proprio con te, mentre Paolo prosegue nell'acconciatura, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina, che pare che saranno diverse dal solito. Perché? Perché saranno delle Olimpiadi all'insegna della sostenibilità economica, ambientale e sociale, perché saranno le Olimpiadi di tutti. Perché non sarà solo Milano, solo Cortina o solo 2026. Cioè, con l'Olimpiade l'Italia si presenterà al mondo. Saranno le Olimpiadi del futuro e poi abbiamo un sacco i territori olimpici, ecco. Valorizzare il Made in Italy. Certo. Tra l'altro io se penso a fra 5 anni, mi commuove pensarci, perché... mi ci rimmagino tutti a rifare, insomma, ad avere di nuovo indietro la nostra vita. E forse
ad apprezzarla ancora di più e mi immagino che saremo di nuovo tutti liberi da questo incubo, quindi 5 anni sarebbe veramente un'Olimpiade che forse festeggia una rinascita, vogliamo dire così? Proprio così. Vuole celebrare una rinascita. Una rinascita. E quando dico che le Olimpiadi iniziano oggi, quindi non saranno solo 2026, è proprio questo, attraverso appunto questa votazione popolare che per la prima volta nella storia sarà proprio il voto popolare a decidere quale sarà il logo che rappresenterà le nostre Olimpiadi. E questo, se vuoi, è un po' un simbolo di appartenenza. È vero, e tra l'altro vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno per poter votare il vostro logo preferito, perciò collegatevi con il sito www.milanocortina2026.org e scegliete il logo che vi piace di più. Allora, ve li facciamo vedere, guardate. Allora, questo è il Dado. Il logo Dado. Ecco, rappresenta lo sport. E poi c'è il secondo logo che si chiama Valentina. Come si chiama? Si chiama Futura. Si chiama il secondo logo si chiama Futura e rappresenta la sostenibilità. Ecco, mentre questo, come vedete, ci sono i numeri, il 26 sudato, il 26 colorato, che sono i colori della bandiera olimpica e che soprattutto questo 26 ruota con queste icone che rappresentano le discipline, varie discipline olimpiche e paralimpiche, ma soprattutto i valori dello sport. Assolutamente. Mentre il 26 di Futura vuole lasciare un segno leggero e bellissimo e sostenibile. Allora, vi ricordo ancora una volta che potrete votare entro oggi. Adesso voterò anch'io, perché io ho una mia idea anche di gusti, no, personali. E intanto, Paolo, però, spiegaci che cosa stai facendo su Valentina. Allora, su Valentina sto facendo una cosa, perché la voglio fare proprio per Valentina, che non voglio fare una cosa rigida come di solito è stata abituata a portare, quindi le voglio fare una cosa bella morbida, una cosa che si può anche rifare a casa, perché in realtà sono 4 passaggi molto veloci, e direi che le regalerò anche un fiore. Guarda, stella mia, questo è per te, ma te lo metto dopo in testa. Quindi le facciamo una bella cosa morbida che possa veramente cambiare un po' il suo modo di solito. Ci puoi riassumere brevemente i passaggi che hai fatto finora, Paolo? Allora, partiamo dalla parte posteriore, ok? Facciamo degli incroci che non abbiamo potuto vedere, ok? A un certo punto prendo una semplice forcina di questo sistema qua, questo modello qua, e poi vado a modellare, vedi, i volumi. Fare un'acconciatura si fa col cuore, ti dico, quindi è come una scultura, ogni volta, tra virgolette, viene sempre diversa, perché ci si mette una passione diversa e poi conta molto anche a chi la fai, ok? E certo, quello che ti ispira la tua giustamente ospite, esatto. Che tra l'altro ha una famiglia che l'ha ispirata, caro il mio Paolo, la sua è una storia che arriva da lontano, perché anche tuo padre è campione, sì. No? Sì, mio papà è stato 2 volte olimpico di maratona e lui mi ha un po' educato allo sport come scuola di vita. Papà è la mia roccia, è il mio punto di riferimento. Papà è quello che mi ha aiutato a leccarmi le ferite nei momenti in cui, insomma, vedevo tutto nero, e è sempre lì a darmi la mano e a ricordarmi cosa ho fatto, a ricordarmi quanto valgo, a ricordarmi la strada e la fatica. Qual è il valore più importante per un atleta, Valentina, secondo te? Ma io credo uno dei più importanti sia la disciplina, sia il fatto, il rispetto di se stessi e il rispetto del team che lavora con te, e poi soprattutto continuare ad essere motivati, continuare a credere in un sogno, no? E ad andare, perseverare e non mollare mai. Beh, devo dire che questi sono valori importanti, soprattutto quello che hai detto prima, la disciplina, ma credo che valga un po' per tutti i mestieri. Se vuoi comunque ottenere dei risultati, devi impegnarti, devi curare te stesso, non solo il tuo corpo, ma anche la tua mente, e quindi credo che questo sia un po' un valore che dovremmo osservare un po' tutti. Assolutamente sì, ed è questa è una anche delle mission di Milano Cortina 2026, no? Il fatto che questi valori olimpici non sono solo applicabili nello sport, ma sono applicabili nella quotidianità, nella vita. No? Il rispetto, l'amicizia, l'eccellenza. Dimmi anche tu, se tutti i giorni non hai rispetto delle persone con cui lavori o cerchi l'eccellenza nel tuo di lavoro, i rapporti di amicizia, il fatto di insomma
credere in qualcosa di grande e lavorare duro per arrivare. E quindi è questo che vogliamo dimostrare, no? Che non è solo per gli atleti, ma è una realtà di tutti. Guarda, è vero, perché anche qui a Detto Fatto noi compiamo ogni giorno la nostra maratona, piccola, grande maratona quotidiana, e siamo un team, un po' come la tua squadra, anche noi siamo una squadra, e se in una squadra non c'è il rispetto non si può andare da nessuna parte, quindi io posso garantire che qui ce n'è veramente tanto, e tanta buona fede. Allora, Paolo Venuta, è inutile che fai finta, fai lo gnorri laggiù. Che cosa stai facendo? Io mi sto divertendo perché adesso sto modellando questi bei capelli che ha, perché Valentina ha dei capelli bellissimi, anche se lei li critica un po', ma io direi che sono veramente belli perché fanno esattamente quello che vuole il mio cuore, quindi direi che staremo facendo una cosa bellissima. Paolo, guarda che dopo devo ritornare in ufficio, se mi presento con un fiore così il mio amministratore delegato mi... Però ci sta benissimo con questo tuo vestitino. Intanto che Paolo conclude l'acconciatura, io vorrei esprimere il mio voto. Infatti, vedete, ho preso il tablet e adesso entro nel sito Vota il tuo logo preferito e voterò. Posso dire qual è il mio preferito o non? Certo che puoi dirlo. Anzi, noi vogliamo saperlo qual è. Allora, il mio preferito è questo. Futura. Perché mi piace la semplicità abbinata ai colori qui sotto di questi 5 cerchi, e mi piace il nome Futura, perché il futuro secondo me sarà bellissimo. Quindi Futura. Guarda Bianca, puoi votare fino a 3 volte al giorno, sai? Ok. Esatto. E non solo, abbiamo anche un'app, sono altre 3 volte, quindi allora sbizzarritevi ragazzi. Allora, possiamo mandare il prima di Valentina Marchei, così possiamo apprezzare ancora di più questo cambiamento grazie alle mani fatate di Paolo Venuta. Vediamo. Eccola qua Valentina, bellissima, con il suo look semplice, con questi capelli sulle spalle, lisci. E adesso vediamo, immaginiamoci Valentina proiettata fra 5 anni verso appunto le Olimpiadi, responsabile del programma Ambassador di Milano Cortina 2026, acconciata da Paolo Venuta così. Te la faccio girare perché la devono vedere bene. Wow! Valentina, sei bellissima! Quasi una sposa, quasi una sposa. La sposa delle Olimpiadi. Grazie mille Valentina per essere stata grazie con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto, chiaramente. Grazie Paolo Venuta, grazie torna a trovarci. Voi. Non far passare un altro anno. No, assolutamente vengo no. Vengo a cercare. Massimo qualche ora, dai, diciamo così. Grazie Paolo. Grazie a te. L'eleganza.